Intanto hai salvato un gol fatto di Crescenzi al primo tempo, poi parlavamo anche con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi in studio, hai fatto una partita tranquilla nel primo tempo, il Peschiera non ti è mai pensierito, era molto scontato il gioco? Oh, diciamo che eravamo messi bene in campo e abbiamo rischiato solo su qualche palla persa nostra in uscita, dove sapevamo che il Pescara ci poteva mettere in difficoltà con i tre attaccanti che sono rapidi, veloci e ti attaccano alla profondità, quindi è stato un po' un demerito nostro perdere palla in uscita e il Pescara ci ha creato qualche problema. Tiri in porta solo quello di Crescenzi, che io ho avuto una lettura di quella palla, quindi sono andato convinto a coprire la porta. Poi è stato un primo tempo abbastanza tranquillo, come hai detto tu. Ripresa, avete subito gol, giocata individuale di Merola che ha puntato uno contro uno il tuo compagno, poi anche un po' con la complicità del portiere ha portato in vantaggio il Pescara, poi con l'espulsione di Plizzari vi siete riversati nella metà campo pescarese. Sì, abbiamo subito un gol sempre sulla nostra disattenzione perché ci siamo buttati tutti in avanti e in quel momento il Pescara si era messo con quattro attaccanti, quindi dovevamo stare un po' più attenti e cercare di evitare la ripartenza. Poi è stato bravo Merola a puntare, a calciare, è passato anche sotto le mie gambe, quindi il portiere l'ha vista l'ultima e abbiamo preso gol. Però al di là di questo, secondo me, non meritavamo di perdere perché il primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni e nonostante l'espulsione di Plizzari, secondo me il Giuliano meritava di portare almeno a casa un punto, quindi alla fine siamo contenti che ce l'abbiamo fatta. Anche perché nel secondo tempo Salvemini prima con il sinistro da 0 metri 0 e poi Piovaccari ha graziato Sorrentino, sì. Sommariva. Sì, sicuramente le occasioni le abbiamo avute, non siamo stati bravi e fortunati a concretizzarle, però per fortuna è arrivato questo pareggio. Ti chiedo un'ultima cosa, Gennaro, prima di dare l'auricolare in studio per qualche domanda. Com'è finita l'avventura di Scognamiglio a Pescara? Ricordi un po' di rabbia? No, solo ricordi belli, sono stato 3 anni benissimo, mia figlia è nata qui, quindi appena posso io vengo sempre, ho bellissimi ricordi di Pescara, anche la mia famiglia è molto legata a Pescara, quindi abbiamo solo bei ricordi, oggi ero emozionato quando sono venuto qua e quando sono entrato in campo, poi l'emozione passa, però i ricordi sono stupendi. Una domanda da studio per Scognamiglio, Massimo che ha l'auricolare e vi ascolta. No, Gennaro, lo saluto, mi fa molto piacere rivederlo, tra l'altro ho visto molto bene. Allora mi chiedo soltanto, grazie. Questa è la terza partita mi pare da titolare dall'inizio del campionato, cioè vabbè tu eri prima da Avellino, sì, poi sei andato, terzo. E come la domanda sorge spontanea, perché viste le tue condizioni mi sembra che Che quando arrivi in un gruppo comunque che è già bello formato, una squadra che comunque il giorno di andata ha fatto molto bene, ci sta che poi per entrare dentro ci vuole un po' di tempo, sicuramente il mister deve tenere in considerazione tante cose, quindi appena c'è la possibilità penso che mi fa giocare, quindi io devo solo cercare di fare bene, di dimostrare sul campo che sto bene e poi se il mister ti dà la possibilità di giocare bene, altrimenti si va avanti.